L'Aldini Bariviera è ancora una volta sul tetto della Lombardia con i suoi allievi. Quest'anno tocca ai classe 1997, già campioni regionali 2 anni fa da giovanissimi ed eccezionali nel bissare il titolo vinto solo 12 mesi or sono da Alessandro Pistone su questo stesso campo, quello di Sesto San Giovanni, e centrando una doppietta che non era più riuscita a nessuno dopo l'impresa dell'Accademia Inter nel biennio 2008-2009. Meriti alla società del pluridecorato presidentissimo Massimiliano Borsani, meriti ai giocatori e meriti soprattutto a Sergio Canevaro, uomo storico di Casaldini e al suo terzo titolo regionale dopo i 2 conquistati grazie alla famosissima epopea dei classe 1990 nel 2005 e nel 2007. Medaglia d'argento quindi per l'alcione di Marco Berti, vera e propria outsider che dopo aver fatto fuori l'Olginatese ai quarti e, a sorpresa, le Notria di Stringhini nel doppio confronto in semifinale, si deve arrendere proprio a un passo da un'impresa che sarebbe stata eclatante. Dopo 80 minuti più recupero di battaglia vera e propria, è festa bianco-rosso-blu, quindi, frutto del 2-0 all'inglese firmato dai gol di Nicolò Pesce nel primo tempo e di Davide Blasi nella ripresa. Canevari e Berti non riservano particolari novità nelle rispettive formazioni di partenza. Rispetto alle semifinali di ritorno, infatti, l'Aldini si presenta con gli stessi 11 che hanno battuto ai rigori l'Accademia Inter, mentre nell'alcione Locatelli prende il posto di Ricci in mezzo alla difesa e Robbiati rimpiazza lo squalificato Buonafina nella posizione di mezzala. Arbitro della sfida, il fischietto della sezione di Brescia Stefano Nicolini, coadiuvato da Salvador Di Serena e De Ambrosis Di Busto. I primi 120 secondi di gioco sono da paura. Il primo squill è dell'Aldini, con Rampoldi che serve la grutta, il cui destro viene respinto da Musazzi. Capovolgimento di fronte, tocca a Fagnani, ben servito da un'iniziativa del grande ex Groe, tentare un pallonetto sul quale Giraldi si fa trovare pronto in uscita. Poi l'alcione, a dispetto dei pronostici, prende in mano il pallino del gioco. Fagnani strozza il destro, poi è Rampoldi a sfiorare il clamoroso autogol di testa su punizione tagliatissima con il mancino di Figoli e Giraldi che può solo guardare il pallone e sperare negli dèi. Sul corner susseguente la palla gol più clamorosa. Giraldi stecca l'uscita, palla sui piedi di Palma che conclude a porta vuota, ma Nappi fa il miracolo. L'alcione ci prende gusto e continua a tritare facendo collezione di angoli. Qui però Giraldi subisce fallo da Dolce e il gioco viene interrotto. L'Aldini c'è, ma fa fatica a ragionare e si affida ai lanci lunghi. Casagrande pesca Gobbi, sponda per Sironi e tiro deviato in corner. La squadra di Berti si affida soprattutto ai calci piazzati di Figoli, che producono altre 2 palle gol per il classe 98 Locatelli, che però in entrambe le occasioni non riesce a trovare il bersaglio grosso, prima per mancanza di potenza e poi per mancanza di precisione. A un minuto dall'intervallo succede quello che nessuno si aspetta. Punizione di Pesce da posizione angolatissima, tiro cross a spiovere che inganna Musazzi e pallone che si infila inesorabilmente sul secondo palo. Guardando il replay, appare evidente l'errore del portierino dell'alcione, beffato dalla traiettoria comunque perfetta della punizione telecomandata del centrocampista. Si va quindi all'intervallo con l'Aldini in vantaggio per 1-0. Berti, squalificato e quindi costretto ad assistere alla partita dalla tribuna opposta alle panchine, si rifugia nella sigaretta per stemperare la tensione per un risultato immeritato per quanto visto in campo nella prima frazione e si auspica una reazione della squadra, reazione che però non arriverà perché nel secondo tempo gioca solo l'Aldini. Prima è la Grutta a tentare l'incursione personale per vie centrali, ma il suo destro da fuori viene respinto da Musazzi. Poi è Gobbi a seminare il panico nella difesa dell'alcione con una bella discesa sulla corsia di sinistra, prima di servire la corrente Pesce, il cui diagonale però non impensierisce Musazzi terminando a lato di qualche metro. L'unica vera palla gol per i ragazzi di Berti in questa via di ripresa arriva dopo un errore clamoroso in disimpegno di Giraldi e Campo. Palma ne approfitta, ma poi, invece di servire i compagni a centroarea, ci prova con il destro, ma Giraldi è bravo a deviare in angolo. L'Aldini, con il passare dei minuti, diventa padrone del campo e va vicino al raddoppio con la Grutta, che raccoglie il pallone di 16 metri e scarica il destro rasoterra a pochi centimetri dal palo alla destra di Musazzi. L'Aldini continua nel suo forcing alla ricerca del colpo del KO e ci va vicinissimo quando sul corner di Bonizzi, Pesce si trova la palla sul destro e scarica senza fortuna un tiro di prima intenzione che scheggia la parte alta della traversa.
È solo il preludio al gol del raddoppio, che arriva puntuale al 25esimo di una ripresa dominata dai ragazzi di Canevari. Lancio di Casagrande, bel duetto tra Blasi e Pesce che dalla destra rimette in mezzo. Deviazione di Dolce, primo tentativo di Blasi respinto da Musazzi e tap-in vincente dell'attaccante, subentrato solamente 9 minuti prima al posto di La Grutta, che non lascia scampo al numero 1 arancioblu. Il 2-0 è servito, la tribuna al Dinamo esplode di felicità e ora alla banda Canevari non resta che gestire il doppio vantaggio. L'Alcione tenta timidamente di rientrare in partita, ma tutto ciò che riesce a produrre è una conclusione di Palma troppo debole per impensierire Giraldi dopo la sponda aerea di Gli. Nelle battute conclusive del match, Musazzi rischia di farla grossa non trattenendo il cross mancino di Coppola e salvandosi in qualche modo. Poi è ancora Palma, di gran lunga il migliore dei suoi, a mettere a lato il destro al volo sul cross di Raganato e perdendo l'occasione di incendiare il finale di partita. Infine è Blasi a sfiorare la doppietta personale, ma l'attaccante, dopo aver saltato Musazzi, si fa recuperare da Robbiati e l'azione sfuma con Raganato che libera. È l'ultimo sussulto, Nicolini fischia dopo 3 minuti di recupero nei quali succede ben poco. E finalmente capitano Alessandro Bonizzi, assente per squalifica nel trionfo di 2 anni fa, può riprendersi ciò che gli era stato tolto. Coppa al cielo, titolo regionale in tasca e una dedica speciale al massaggiatore Biscio, perché questa vittoria è anche sua.